Governo giallo-verde si digievolve in governo giallo-rosso. Forse, non si sa ancora. Anche se di rosso ormai c'è poco, però mi piacciono queste semplificazioni che ci aiutano a sintetizzare tutta questa situazione grottesca che è avvenuta in questo periodo. Anche se ci siamo ormai affezionate alle terminologie da social tanto care a Salvini. Gli amici dei 5 Stelle vogliono allearsi con il partito di Bibbiano? Va benissimo. Con il partito che utilizza l'elettroshock sui bambini? Ma va benissimo. Poi li mangia perché sono anche un po' comuni. Come siamo arrivati a tutto questo? Forse dovuto un colpo di sole violento o un bicchiere di troppo di mojito e reggaeton stracciapalle al pepete, il capitano, o per meglio dire ormai ex vice premier, convoca tutti i parlamentari nell'aula del Senato per dare la sfiducia al premier Conte e andare direttamente al voto quest'autunno, motivando in questa maniera. Troppi no da parte degli amici 5 Stelle, no di qua, no di là. Addirittura l'altro giorno ho chiesto a Luigi Di Maio di prestarmi la penna, lui mi rispose, si chiama Pietro, torna indietro, e per me vale quanto un no. E noi siamo stufi di tutti questi no. Noi della Lega vogliamo un cambiamento vero. Vogliamo qualche sì? Un momento, questo non è il mio bicchiere di Batman, aspetta un attimo, stiamo parlando degli stessi 5 Stelle che per 18 mesi ti hanno fatto fare il cazzo che volevi e hanno avuto l'unica funzione di essere il tuo trampolino di lancio per farti fare campagna elettorale quando e come volevi. Sono gli stessi 5 Stelle che ti hanno lasciato carta libera sull'immigrazione, che tu ovviamente hai pensato di risolvere con un po' di tweet e qualche post su Facebook, senza risolvere un cazzo. Per non parlare di come ti hanno salvato il culo per quanto riguarda la questione di Ciotti. Sono gli stessi 5 Stelle che prima del tuo attacco di megalomania autoritaria ti hanno fatto passare quella porcata di decreto sicurezza bis. Vogliamo ricordarlo? Sì, facciamolo. Ma vogliamo veramente credere alla cazzata che il motivo vero della crisi di questo governo sia la questione TAV? Ammettiamolo, neanche voi simpatizzanti della Lega credete a questa puttanata. Su via. Smania di potere, quel 34% alle europee gli ha dato un po' la testa. Mai quanto è muoito al pepete, ricordiamolo. Ma quel 34% è emblematico. Non è mai stato così affollato Palazzo Madama ad agosto. È una novità anche per Salvini, dato che l'avrà visto tipo due volte quest'anno. Dettagli. D'altronde l'ha ammesso anche lui. Riuscirebbe a governare il paese anche da Marte. Leghisti su Marte. Dovrei farci un fumetto. Non lo so, mi ricorda tanto uno scolaretto che tipo per un anno non fa un cazzo, per la metà delle volte fa sega e pretende di recuperare le materie d'estate con il libro delle vacanze. Prima seduta, 13 agosto, monologo di Salvini, resuscita all'improvviso Renzi. Renzi è una strega coraggiosa, non si piega mai. In 10 minuti di discorso l'avrà nominato tipo 15 volte. Perché all'improvviso in questa crisi di governo estiva Renzi è diventato protagonista. Passata una settimana dove si è detto di tutto, si sono dette tantissime cose, ma tutti aspettavano le parole del vero protagonista, ovvero Conte. 20 agosto 2019. Il suo intervento rimarrà nella storia della politica italiana. Oh sì. Asfalta totalmente Salvini, lo blasta violentemente. Praticamente ha vomitato tutto ciò che pensava, si è sfogato ed è stato tipo wow, tutti quanti ad applaudire. All'improvviso Conte è diventato il nuovo Keanu Reeves. Finalmente ha tirato fuori le palle e si è levato dalle palle. Amico Conte, ti potevi anche svegliare un po' prima, eh? È stato bello vedere per 40 minuti la faccia di Salvini. Wow, ad un certo punto si è visto anche prendere il rosario in mano. Prega, prega, ti rimane solo quello, mi sa. Anche la faccia di cera di Di Maio era meravigliosa. Ogni tanto lanciava qualche sorrisetto e secondo me si faceva anche il seghino sotto il tavolo. Così, oh, sì, fagli il culo. E ora? Il caos più totale. Il resuscitato Renzi si è tirato fuori dai giochi, anche se non sappiamo per quanto. E poi un politico furbo che sa come masticare la politica e sicuramente approfitterà della situazione per tornare in auge. Se ce l'ha fatta Salvini ad utilizzare i 5 Stelle come un trampolino di lancio per aumentare le percentuali, Renzi perché dovrebbe farsi scappare questa appetitosa chance? Di fronte a Mattarella si rendono totalmente disponibili Zingaretti, Libero Uguale, i gruppi misti e trovare un accordo di governo con i 5 Stelle. Però il Presidente della Repubblica vuole accorciare i tempi. Ha già fatto un annuncio su eBay, cercasi nuovo premier, no perdi tempo. Ironico come i 5 Stelle siano riusciti a fare questo salto del burrone, tipo
Bart Simpson con lo skateboard, vi ricordate? Speriamo che non facciano la fine di Homer. Wow, sicuramente loro non vogliono andare alle elezioni perché si prenderanno una brutta batosta, rischiano addirittura di scomparire, però a questo punto un'alleanza con il PD potevano farla anche l'anno scorso. È strano, però allo stesso tempo non vogliono allearsi con il PD di Renzi, ma vogliono mettersi allo stesso tavolo con Zingaretti e i suoi uomini, che non sono gli attuali parlamentari del PD all'interno di Palazzo Madama. È un casino. Oppure si va alle elezioni come vorrebbe Salvini. La più lontana e improbabile è sicuramente un dietro front da parte dei leghisti, che l'hanno anche leggermente fatto, hanno diciamo tenuto non una porta aperta, ma con la chiave attaccata alla serratura. Lì è. Nel caso andasse in porto l'accordo PD 5 Stelle, ovviamente Salvini si ritroverà all'opposizione. E non è una cosa del tutto così marginale, ma soprattutto non bisogna sottovalutare questa cosa. Ci sono forti probabilità che ce lo ritroviamo veramente al 50%, dato che basterà un minimo sgarro da parte di questa coalizione improvvisata e ci ritroveremo Salvini scatenato su ogni fronte, con tutti i suoi social, i suoi tweet e i suoi post a rovesciare merda su merda e su merda. Salvini non ha avuto pietà nel fare opposizione ai suoi stessi alleati per un anno di fila, figuriamoci quando si ritroverà all'opposizione reale. Ricordiamoci che lui ha già iniziato, Ha già confermato che tra PD e 5 Stelle ci sono accordi sotto banco ormai da mesi. Cose assurde, tesi che non reggono su nulla, lo sappiamo. Cerchiamo di essere onesti. Se no, come ho detto prima, decreto sicurezza bis non l'avrebbero approvato. Salvini, avevi un alleato, secondo me fidato, come i 5 Stelle, anche un po' ingenuo, che potevi manipolare a piacimento. Che avresti avuto anche la faccia tosta di incolpare per alcuni insuccessi, Attenzione. Se dovessi andare al governo e ti ritrovi a governare da solo, magari insieme, che ne so, a Fratelli d'Italia, i fallimenti che arriveranno non potrai più accollarli ai 5 Stelle. Avrai qualche alleato un po' più duro da scalfire. È stata una mossa intelligente quella di voler far cadere il governo? Di permettere un'alleanza PD 5 Stelle? Non lo sappiamo. Sapremo più avanti, ovviamente, staremo a vedere. Teniamoci aggiornati, cercherò di fare altri video, cercando di parlare di tutto questo marasma e cercare di far chiarezza oppure confondervi ancora di più le idee, non lo so, vedremo. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!